Siete pronti? Ho fatto un macello. Ci avevate presente quella rosa che ho fatto a metà agosto? Ask, class, 10 partecipanti, modificatori, imbattibilità, 500 crediti, 25 giocatori. 13 giocatori sono rimasti, 12 li ho mandati su Marte. Abbiamo tirato la chiave nel cesso e sono stati svincolati o scambiati. Mi presento per l'ultima volta in questa camera, questa rosa del fantacalcio. Anche perché tra 4 mesi trasloco questa stanza, non ci sarà più lacrimuccia. Iscriviti al canale e lascia un mi piace se vuoi vedere ovviamente la serie dei risultati del fantacalcio continuare. Prossimo episodio giovedì a ora di pranzo, visto che siamo pieni di partite di Champions League, ve lo devo assicurare. Però non potevo non presentarvi questa rosa. Voi nei commenti ditemi cosa avete fatto in queste settimane, perché adesso l'asta tutti l'hanno fatto. Dimmi cosa hai fatto, in quanti fai il fantacalcio. Devi scriverlo nel commento, perché sennò non va bene. A fine video dammi un voto da 1 a 10 alla rosa. Prima di cominciare io vi ricordo che cosa ho utilizzato per fare questa asta di riparazione. E non solo, che cosa utilizzerò per schierare la formazione, per chiedere consigli e per controllare le probabili formazioni. Fantalab, l'applicazione per chi ama il fantacalcio, per chi vuole provare anche a sfidarmi. C'è veramente tutto quanto lì. Asta integrata direttamente dall'app per chi non l'avesse ancora fatto, e statistiche, ranking e anche consigli su qualche scambio, dove vi risponderanno se sarà vantaggioso o svantaggioso farlo o meno. Gratis, iOS Android. Codice sconto Airway Premium per un anno, non a 15 euro ma a 12. Iniziamo. Presentiamola per gradi. 12 svincoli, quindi chissà, avrò toccato il portiere? Questo era quello che c'era, che c'è stato e che non ci sarà più. Prove del Mandas. Ho già letto cose spiacevoli sul possibile ruotare di questi portieri e non mi fa stare tranquillo, eh. Ma io sono autolesionista e quindi Montipò, sano, sicuro del posto a Verona, 2 clean sheet su 3. Via. Non mi convince molto per tipo di squadre e giocatori che si prestano alla fase difensiva. Ho visto quante occasioni poteva fare sia il Genova che il Napoli nelle partite col Verona. Perciò ho preso Turati. O meglio, Turati! Turati! Chi ha visto gli episodi lo scorso anno sa cosa ho vissuto. Portiere che non è neanche sicuro del posto a Monza, ma Lazio Monza per accoppiamento è il migliore, 97 su 100, praticamente solo partite facili. So perfettamente che il Monza è dotato di certi elementi, però in ottica modificatore Turati può essere sempre un buon portiere. Difesa, e qui vi ci voglio. Questo, sinistra destra, è quello che presentava la mia rosa. Di Marco e tanti altri, Indica, Biol, Mazzò. Cosa avrò deciso di fare? Ho scambiato un top per avere un attaccante migliore? No, Di Marco si tiene, non scherziamo, anzi. Noto con piacere che si è divertito con l'Italia, eh. Il classico. Cambiaso. Anche se sono contrario ad avere i juventini in squadra, si tiene. E come terzo nome che rimane, c'è Biol. Avete capito bene. Fuori Cinzini. Fuori lui. Fuori lui. E non c'è spazio neanche per Ndicka. Fuori anche lui. 5 difensori rasi al suolo. Ovviamente qualcuno l'ho scambiato, qualcuno l'ho svincolato. Gym City, molto semplice. Ho preso praticamente una cosa identica. Cussuno. No, non l'ho preso per la 110 challenge di ZW Jackson. Anzi, vi sconsiglio di guardare quel video se l'avete preso al Fanta. Anche se poi alla fine un difensore ci serve lì. Braccetto di destra, in un ruolo dove in realtà ci doveva giocare Godfrey. Vediamo quanto tempo ci vorrà per inserirlo. Gym City inizialmente infortunato. Deron, Ian, Kolasinac. Alla lunga, vediamo se l'investimento dell'Atalanta sarà premiato. Altro difensore che ho acquistato, sempre andando a smistare il Napoli, sono passato da avere Mazzocchi ad avere Rachmani. E questo l'ho preso a uno scambio che ve lo andrò a spiegare dopo, dove ovviamente in altre cose ci ho perso. Però Rachmani per il modificatore sarebbe un pelino meglio, perché alla fine sapete tutti, no? Che nelle difese poi quelli che sono i difensori centrali ad oggi della linea 3 con Buongiorno, ce lo teniamo lì. Per il momento è titolare, ancor più sicuro del posto di Mazzocchi. Un amore. Sì, ma alla fine l'asta di riparazione che ti sei preso? Che mi sono preso? Io me la sono legata al dito per la roba di Nico Gonzalez, al socio fiorentino. E allora? Che fai? E non lo prendi, Robin Gosens! E piazzalo qui con Di Marco e cambiato. Piamo pure Parisi. Poi va, spiego, eh. Parisi, una cosa
che già qualcuno sa che fine farà nella Fiorentina. Potrebbe essere il suo sostituto. Vediamo, io temo sempre per il Biraglia alla fine, non si sa come, non si rompe mai, è integro alla fine, mi sa che scavalla tutti e rimane lì. Però, quindi sì, grosso passo in avanti, volevo quello dagli svincolati e mi sono perso altre occasioni pur di avere lui. E qui però il mio socio fiorentino si rivela un pezzo di M, perché lasciamo a poco Lazzaro, lasciamo a poco Borna Sosa e prendiamo un nome che non è brutto, ma non ce lo possiamo permettere secondo me in questo momento per chi vuole far mod. Hanno svincolato Danilo, ce lo siamo presi noi, a due. Quando l'hanno rialzato l'ho guardato e ho detto, Danilo è cambiato insieme, lo sai che non è una coppia. Va bene, ben venga, li andrò a schierare entrambi, quando poi Gatti, Brera, saranno allora Ciacchetto, Savona perderà il posto, Cabal tornerà a essere un giocatore che poi dovrà anche essere gestito, e allora Danilo, va bene, teniamolo, speriamo che si possa valutare, perché ad oggi, se l'avesse voluto scambiare, mi avrebbero dato Gaspar niente di meglio, niente di meglio. Quindi rischieremo tantissimo queste giornate a fare il mod, ma facciamocene una ragione. Centrocampo, 6 nomi cambiati, altri 6 da cambiare. Questo è centrocampo! Sapete che io non riesco a farli brutti centrocampo, quindi sempre Zaccagni, sempre Pulisic. Sarà rimasto qualcos'altro? No, il Shaarawy ci saluta e sì, lo volevo io. È andato via anche Zaleski, quindi si è liberato uno spazio, ma nel frattempo è arrivato Salemaker. Ce ne c'è Dall, c'è Angeligno, tutta quell'aumentare di difensori centrali, a difesa 3. Il tridente non sembra esserci più, se ci dovesse esserci sono tante alternative, non ce l'ho fatto. E non ho creduto neanche in Fazzini, e poi ve lo spiego. Perché Fazzini comunque era uno buono, scambiato. Non ce l'ho fatta, via, come via anche Prati. Era un titolarino, ma non ci ho creduto, nuovo Pirlo. E poi non ho creduto più in Verdi. Partiamo da quello che, diciamo, ho scambiato per il Shaarawy. Baldanzi. Non l'ho preso per la tripletta ai norvegesi, under 21 dopo la provvisti, assolutamente no. L'ho preso perché a sto punto, se devo scegliere il traffico nel 3-4-2-1 o come esterno di sinistra, o prendere un giocatore mezzala barra trequartista, a sto punto vado a rischiarmi in un ruolo dove, con una panchina illimitata, anche non dovesse andare spesso a voto ma decidessi io di schierarlo, mi permette di avere un'arma leggermente più offensiva nel unico gol della Roma col bonus, con l'assist per Shomurodov. Vediamo se comunque troverà spazio tra sulle... è una scommessa. Scommessa che però io non riesco a non fare anche quando vedo quel Como, e allora cedere Verdi per prendere Nico Paz. Assolutamente sì. E molti staranno pensando, ma questo è matto, ma che gioco, 5 centrocampi, ma come fai un centrocampo del genere? Lo so ragazzi, lo so, però io preferisco averli tolti agli avversari bonus, no? Che averli lasciati fuori nel listone, poi magari... adesso non valgono nulla, prendono il loro valore e diventano delle ottime pedine di scambio per il futuro. Investimenti, visioni. Nico Paz oggi può essere questo. Già, come Bologna, chissà, difesa francese del Bologna, se potrebbe essere un giocatore schierabile. All'asta, qualcuno, pur di farsi crediti per gli attaccanti, ha svincolato Pessina. Che faccio? Lascio Pessina lì. Quindi, out Fazzini, dentro Pessina. Un titolarissimo, proprio come Fazzini, che all'occorrenza batte anche i rigori. Gioca 20 metri indietro, nel Monza, squadra non particolarmente offensiva, ma teniamolo lì come abbiamo tenuto Locatelli. Anche se ovviamente è il pezzo forte, quello per cui ho dovuto sganciare i crediti. Sganciare i crediti, Ale. Ancora quel centrocampo. E chi hai preso? Neres. McTominay. Cioè, se lui fosse stato irlandese io non me lo cagavo, ma siccome sei scozzese e Ferguson ci ha avuto quel problemino lì, io non te posso non piglia. Poco da fare. Napoletani avvisati, dopo Osimhen e Lindstrom, insomma, che ora c'avete McTominay. Attacco. Quindi centrocampo, mi avete detto quella roba lì. In attacco ovviamente siamo stati spettatori all'asta di riparazione. Cioè, una persona singolarmente si è presa sia Lukaku sia Pinamonti, svincolando dei giocatori anche appetibili come Pessina, delle unpopular opinion, per avere crediti. Ne aveva già più di tutti gli altri. Voleva rifarsi l'attacco. Aveva qualcosa come
Dalling insieme a Castro, insieme a Cambiaghi, ha dato via Cambiaghi, ha dato via anche un Luvumbo per fargli spazio a Lukaku Pinamonti, quindi direi che ha fatto tanto bene. Poi, nell'istone non c'era molto, il terzo miglior nome credo fosse Via, e noi avevamo già Zaccagni, ci abbiamo provato al massimo dei crediti che ci avevamo, ma alla fine gli unici cambiamenti che abbiamo fatto sono stati Raspadori, toccata a te, e Beltran, Moschera. Niente di che, ovviamente, direte, beh, Verona, alternativa con Tencent. Se ci guardiamo singolarmente, però, il minutaggio che poteva avere Raspadori dietro Kvara, Politano, Neres, Simeone, Lukaku, aveva perso nettamente minutaggio. Poi, dovesse ritrovarlo, è l'unico giocatore che ho svincolato che alla fine se l'ha pioppato qualcuno, sarà pronto a segnarmi. Nessuno si è voluto pigliare, ovviamente, Lukumi, nessuno si è voluto pigliare Masina, nessuno Prati, Verdi, Jim City. Quindi, alla fine, non è che penso di aver perso tutto l'oro del mondo, della Manciuria. Per Beltran siamo riusciti ad arrivare in uno scambio che prima ci ha fatto avere Rebic ad arrivare al Torino di Sanabria. Dici, un altro giocatore che entra al 67esimo, lo so. Noi siete presente quella di Adieto Springs di Cazzo Motori Ruggenti, Root 66? No, noi siamo la Root 76. Quel minuto in cui i cambi entrano e non prendono il voto. Quindi noi dipendiamo dall'umore degli allenatori, che devono fare i loro cambi, devono fare le loro rotazioni. E Sanabria è lì, al primo raffreddore a ciacchetto di Zapata barra Adams, è lì, nel Torino, Vanolismo, tutto quello che ti pare. Quindi ho cercato anche di avere qualcosa del Torino che avevo perso con Masina per quel discorso arcobaleno. Quindi, alla fine, ammetto che avevo pensato a fare Krstović-Toven e io, una parte di me ancora lo vorrebbe fare quello scambio, ma mi sono detto calma, perché Krstović segna solo alle piccole, Toven non lo sai mai quando segna. Quindi, questi sono i moduli con cui probabilmente giocheremo tutto l'anno. Io opto molto più per il 4-4-2, anche se dovessero presentarsi le occasioni, saremo sempre lì a valutare le partite del Como, del Bologna, della Roma e a rapportarle a quelle di Juventus e Inter per Nico e Taremi, dove già oggi mi verrebbe da pensare: peccato che Empoli-Juve non avessero giocata domenica, così almeno Nico Gonzalez aveva un giorno in più, e non Monza-Inter domenica con Lautaro che riposa un giorno in più. Nico, Taremi, Retegui, che ovviamente non è un tridente dove ci sono tutti questi top, però andando a controllare le fasce di fantasmi mi sono reso conto che alla fine c'è un primo slot, c'è un secondo slot, un primo slot molto basso, un secondo slot molto basso, abbiamo il terzo, abbiamo un'alternativa, Toven, quindi abbiamo quattro nomi che rientrano in top 25 nell'istone. Alla lunga il nostro obiettivo, segreto, ma possiamo anche rivelarlo, è sperare che un centrocampista di quelli di troppo prenda il volo, anche a costo di farci tanti gol in panchina, per poi creare del valore, arrivare a scambiarlo e ottenere qualcosa di meglio. Secondo voi ho migliorato o ho peggiorato la situazione? Datemi un voto alla rosa, ovviamente giocare col 4-4-2 sarà deficitario alla lunga, però l'importante in un Fantacol Mod è avere la difesa a 4. Ho quei problemi lì, speriamo di doverli sorpassare, di dover sopravvivere e di dover rivedere queste situazioni incerte e riprendere. C'ho un po' il rimorso per aver buttato Danilo, ma lì svincolato Danilo mi faceva troppo male, l'anno scorso è stato uno dei migliori. Pagherà sta scelta? Tiago, dipende da te, anche da Gasperini, anche da Palladino, da tutti voi. Un fantacalcio a tutti.